Amici della C, una giornata di martedì che vede protagonista, ahimè, l'anticiclone delle Azzorre, che tende da ovest a riportarsi sul Mediterraneo centro-occidentale, dando luogo a una condizione che ricorda tanto quella di dicembre e che non è, diciamo, in linea con il mese di gennaio, che invece doveva essere un mese in cui il freddo l'avrebbe fatta da padrone. Anche a 1500 metri di altezza, guardate quanto è potente questa lingua di origine azzoriana, che si estende ben oltre la posizione dell'isola della Gran Bretagna, e quindi tutto ciò condizionerà l'inizio di questa settimana, portando una condizione meno di valori termici, sicuramente meno rigida, senza di fenomeni su tutto il perimetro della nostra penisola, almeno di fenomeni significativi. E nuvolosità più compatta a ridosso dei rilievi, con aperture lungo le coste, non è da escludere una leggera, diciamo, condizione di variabilità a ridosso dell'Appennino settentrionale e della catena diciamo più dei rilievi a ridosso della Liguria. E centro d'Italia, lo dicevo, con instabilità per lo più concentrata sui rilievi. Meridione d'Italia, che vedrà una giornata di martedì in assenza di fenomeni significativi lungo tutto il settore costiero tirrenico, ancora un po' di instabilità nelle ore centrali a ridosso dell'Appennino meridionale e delle vette più alte calabresi, parlo di Pollino e ovviamente altopiano della Sila. E fasi, diciamo, soleggiate sul settore ionico, con nuvolosità di tipo comuniforme in accentuazione nelle ore centrali della giornata a ridosso dell'altopiano silano, delle serre, del Pollino, e con possibilità ancora di un'instabilità diciamo più che altro concentrata sui rilievi più elevati oltre i 1000 metri nel corso, appunto, delle ore centrali della giornata. A seguire una giornata di mercoledì che non vede grandi cambiamenti, con nuvolosità più marcata sempre a ridosso sulla Calabria centro-settentrionale e sull'altopiano silano, e assenza di fenomeni significativi su tutto il perimetro costiero sia tirrenico che ionico, con temperature in progressivo rialzo di un paio di punti, con massime che si attesteranno sui 10-12 gradi sui settori costieri, e minime che torneranno sopra gli 0 gradi ad altezze prossime a quelle collinari. Ovviamente saremo ancora su valori prossimi allo 0 gradi oltre i 1000 metri. D'altro canto siamo in periodi invernali, non ci sono grossi cambiamenti né sul breve né sul medio termine. Direi che per oggi è tutto. Un saluto da Gonotaro per gli amici di La C.